Presentiamo la nuova gamma L-Style in diretta da Barcellona. Abbiamo Optimus L3 serie 2, L5 serie 2 ed L7 serie 2, che sono l'evoluzione della serie L-Style che abbiamo visto nel 2012. Partiamo dall'entry level. Optimus L3 serie 2 è un display da 3.2 pollici, ma soprattutto un display IPS, quindi un display di grande qualità per garantire un angolo di visione molto ampio e una qualità dell'immagine con colori molto realistici. Una batteria da 1540 mAh, fotocamera da 3 megapixel con anche la funzione di scatto al CIS, quindi basta dire CIS per scattare la fotografia, una funzione molto comoda per quanto riguarda gli autoscatti. Abbiamo anche la funzione Quick Memo 2.0, ovvero ci permette di prendere delle note su qualunque schermata noi siamo e poi di metterle in sovraimpressione e, che ne so, andare nel compositore telefonico per comporre il numero che abbiamo appena annotato. Per quanto riguarda il sistema operativo, troviamo Android Jelly Bean, un processore da 1 GHz, una memoria RAM da 512 MB e una memoria interna di circa 1,5 GB, naturalmente espandibile con delle micro SD fino a 32 GB. Optimus L3 serie 2 uscirà a marzo a un prezzo consigliato di 129 euro. Per quanto riguarda invece la fascia media, andiamo a salire, il display diventa più grande in Optimus L5 serie 2, diagonale da 4 pollici, un netto miglioramento per quanto riguarda la risoluzione, la definizione e la qualità dell'immagine rispetto a Optimus L5 del 2012. È un prodotto molto molto più definito, con oltre 200 pixel per pollice e una risoluzione di 800x480 pixel. Nella sua parte posteriore troviamo una fotocamera con flash LED da 5 megapixel, anche in questo caso con la funzione di scatto al CIS, e una batteria in meno di 10 mm da 1700 mAh per non rimanere mai a piedi durante la giornata. Altre funzionalità caratteristiche: il LED di stato, sul tasto centrale è stato mappato un LED di stato in maniera tale da essere sempre avvisati per tempo quando perdiamo una chiamata oppure quando riceviamo un SMS, un'email e magari ce la siamo persi, non abbiamo sentito l'avvisatore acustico. Abbiamo poi il tasto di Quick Memo 2.0 direttamente sul lato dello smartphone in maniera tale da poter prendere appunti veramente su qualunque schermata ci troviamo e come su Optimus L3 serie 2 metterlo in sovraimpressione. In questo caso il processore è un processore da 1 GHz, sempre single core con Android Jelly Bean 4.1.2 naturalmente. Abbiamo Optimus L5 serie 2 in arrivo ad aprile a un prezzo consigliato al pubblico di 199 euro. L'ultimo, ma ovviamente non meno importante, andiamo a salire come scala, vedete i display sono sempre più grandi, 4.3 pollici per Optimus L7 serie 2, un display anche in questo caso IPS, è un prodotto che rispetto al 2012 ha avuto un bel lifting di performance perché è un processore dual core da 1 GHz, soprattutto una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una batteria anche qui meno di 10 mm da ben 2460 mAh che veramente non vi creerà problemi anche con un utilizzo intenso. E soprattutto per quanto riguarda la disponibilità delle applicazioni, abbiamo la possibilità di sfruttare il Q-Slide. Ci permette quindi di visualizzare un video e di metterlo in sovraimpressione in maniera tale da poter regolare anche la trasparenza e da fare due cose contemporaneamente. Vedete, per esempio, scrivere un SMS mentre stiamo guardando il nostro video. E ha anche una funzionalità particolare che si chiama Quick Translator, ci permette di tradurre in tempo reale un testo quando siamo collegati a internet utilizzando direttamente la fotocamera posteriore. Optimus L7 serie 2, corredato anche da una RAM da 768 MB, ha 1,7 GB di memoria interna, naturalmente espandibile fino a 32 GB. Tutti e tre i prodotti arriveranno in tre colori, il nero, il grigio e il bianco, e per ultimo Optimus L7 2 arriverà a marzo a un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro.